ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul mio canale. Oggi sono qua a mo' di pipistrello. Io adoro questo pigiama e non vedo l'ora di farvelo vedere. Tra l'altro oggi è giornata super uggiosa, quindi ci sta alla grande perché è super super caldo e morbido. Oggi sono qui insomma a farvi vedere un mega ordine Kickstarter che ho fatto un mese e mezzo fa, quindi sta arrivando un po' in ritardo. Avete scelto in tantissimi di vedere questo video anziché quello di Restyle, che comunque arriverà più avanti. E nada, eccomi qui, qua c'è il mega scatolone che è qua ed è mezzo aperto perché comunque io qualcosa già l'ho tirato fuori per fare delle foto e quant'altro. E per prima cosa voglio farvi vedere questo pigiama perché è bellissimo. Allora, come potete vedere abbiamo le ali a pipistrello, cioè sono proprio un pipistrellino. E la cosa più bella è il cappuccio, che adesso vi vado a mostrare, che è così. Allora, eccomi qua, ho cercato di metterlo, cioè è un po' difficile farvelo vedere bene bene bene, ma guardate che bello. È praticamente un pigiama a demone che io adoro tantissimo. E questo tra l'altro, ragazzi, ho fatto una foto che mi ha condiviso anche Kissa, quindi super felice e super contenta. Tra l'altro nella foto c'è Silvestrone che adora questo pigiama, cioè ogni volta che mi vede con questo pigiama, perché te, si mette qua per farsi coccolare, cioè proprio si infila sotto le... sotto le cose, come si chiamano, le ali, ecco, le ali da pipistrello, è adorabile. Comunque ragazzi, io ho preso una SM e devo dire che mi sta un po' larga, cioè nel senso è grande sia di manica che un po' di tutto, però devo dire che ci sta, nel senso che è un pigiama, non tira, cioè riesci veramente a lanciarti sul divano a fare quello che devi fare, che non ti dà fastidio. Scusate se continuo a maneggiare i capelli, ma da quando li ho lavati cioè, l'odio più totale, cioè veramente sparano ovunque questi capelli. Ma io come al solito mi devo dilungare su cose che non c'entrano niente, ma insomma tutto questo per dire che ve lo straconsiglio, è morbidissimo, è super confortabile, quindi cioè si dice super confortabile, sì. Vabbè, comunque quella cosa lì è super comodo, potete veramente lanciarvi dove volete che questo non vi tira, cioè perché tante volte magari, ecco, i pigiami se sono troppo giusti vi tirano, almeno io ho l'odio dei pigiami troppo stretti, se dormo devo riuscire a maneggiarmi ovunque, allungare le gambe tipo così, così e così, e quindi ho la necessità che siano un attimino larghi. Ma dopo questo momento mio di pazzia e... scusatemi se io sono così pazza, però voglio farvi vedere un'altra cosa che state vedendo, starà vedendo, che vi esce proprio dagli occhi, questo oggettino che ho preso finalmente, che è ritornato, perché era, anzi ve lo faccio vedere che è qui dietro. Io adoro perché ogni volta che guardo i video mi rendo conto di quanto non parlo italiano, però perdonatemi. Allora, queste federe erano andate sold out e io le adoravo, cioè volevo assolutamente queste, sono Ticket to My Nightmares e adoro, sono bellissime, cioè le migliori che ci sono sul sito, cioè nessuno mi toglierà mai che queste sono le migliori. E quando ho visto che sono tornate in stock, subito le ho comprate, cioè ne stavo per comprare delle altre che erano nuove, però quando ho visto questo ho detto no, cioè è proprio l'amore della mia vita. Tra l'altro qui poi c'è scritto il numero 00666, il numero del biglietto, adoro, veramente bellissimo. E dicevo, queste vi escono proprio dagli occhi perché in ogni foto che sto facendo su Instagram c'è questo cuscino che sbuca da qualsiasi dove, e quindi e lo vedete anche qua su YouTube, quindi niente, però è tutto questo per dirvi che lo adoro. Continuiamo con un'altra cosina che non è mia ma è di Nati, ormai voi la conoscete, la Nati, che ha fatto l'ordine con me e ha preso questo che è un blanket che è bellissimo, cioè lei ha la capacità di ordinare cose che io non ho mai guardato sul sito e poi farmi venire la voglia di comprarle. Adesso ve lo faccio vedere perché è bellissimo, cioè tra l'altro io spero che si veda perché insomma è un po' difficile. Io adesso questo non mi ricordo come si chiama, ma è quello che ha il pentacolo. Ed è bellissimo, c'è un blanket super, cioè io non smetterò mai di dire quanto sono morbidi queste cose qua, cioè questi blanket sono fantastici, oddio, allora, ho delle difficoltà, però insomma è questo, poi vedete ci sono i serpenti, c'è la luna, ci sono le pietre, cioè è veramente bellissimo, cioè io adoro. Cioè è bello, 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 è super morbido e lo voglio comprare anch'io, mannaggia lei. Siccome siamo in tema un po' peluscioso, tutte cose così un po' da letto, un po' eccetera, vi voglio far vedere una cosina che è bellissima. Proprio bella, bella, bella.
Questo è il mio Dark Lord, ragazzi. Guardate com'è carino. È bellissimo. Allora, ero indecisa se prendere quello Total Black con il pentacolo rovesciato rosso, eccetera. Oppure questo. Però ho detto, no, ve lo metto di qua perché non si vede tanto di lì. Ho detto no, assolutamente lui è quello che mi vedo più carino ed è super super tenero, è bellissimo, è fatto da Dio, ragazzi. Qua ci sono le ali e poi ragazzi che bella anche, guardate l'etichetta di Cryptours, io adoro. Guardate, guardate che bella, cioè no, tanta roba. E anche questo ragazzi, il mio primo Cryptours è super consigliato pure questo. Adesso lo tengo qui sotto insieme a me, come se fosse il mio bambino. Allora, che poi tra l'altro io non sono molto di peluche, quindi mi ha sconvolto il fatto di aver comprato un peluche, ma questo ragazzi veramente è bellissimo, cioè io lo adoro, ma poi è super morbido, che carino. Vabbè, fa niente, ok? Stefania torna nel mondo delle persone adulte. Allora, ho preso finalmente una cosina che era tantissimo che volevo prendere ed è un book, un notebook, un quadernetto, insomma, un journal, non so loro come lo chiamano, mi sembra journal. E ho preso questo che ho scritto Witches Don't Wait for Karma e adoro ragazzi, a parte che è tipo un po' in rilievo e sta cosa mi piace un sacco, veramente proprio bellino. E poi guardate dentro, io peraltro adoro tutto quello che è quaderni, quadernini, ne ho una sfracca a casa. La sfracca è proprio italiano, ne ho tantissimi a casa e all'interno, che ho sempre voluto vedere come fossero, che nessuno lo mostra mai, è saltato, scusate, è semplicemente a righe ed è comunque molto bello, io adoro, fanno veramente delle copertine fantastiche. Ero un po' indecisa perché ce ne sono veramente tanti e molto carini, però alla fine mi sono lanciata su questo e poi ovviamente arriverà una foto anche su questo. Poi vi faccio vedere una cosa che non c'entra niente, cambiamo un attimo. No, questo non mi piace che si vede un pezzo di coso qui sotto, vabbè, di cartone. Questo, ragazzi, la vita, cioè veramente. Allora, io non sono di marsupi, cioè non mi sono mai piaciuti i marsupi, però ho notato che quando vado a camminare, e soprattutto in questo periodo, quando voglio toccare meno cose possibili, mi porto dietro giusto due cose e le infilo qui dentro. Soprattutto quando vado in palestra anche, ho notato che, vabbè, nella mia palestra ci sono stati diversi furti, quindi tendenzialmente tengo a non tenere mai niente all'interno dell'armadietto, se non le cose proprio tipo le scarpe, eccetera, i ricambi. Però tipo il bancomat, la carta di credito, che ne so, i documenti, la patente, eccetera, il cellulare soprattutto, tendo a portarmeli sempre dietro. E quando vado in palestra è scomodissimo, cioè non è che vai a fare gli esercizi con lo zaino, mi porto un marsupietto, ne avevo uno di Topolino, vabbè. E quindi niente, volevo un marsupio carino. Ultimamente poi vedo che cioè, ci sta trovando strabene, soprattutto quando vado anche a camminare con i cani, eccetera. Adoro ed è veramente qualcosa di bellissimo, è super consigliato ragazzi. A parte che è fatto benissimo, tutto pieno di borchie, questi o-ring, è bellissimo, è vegan. E ragazzi adoro, ha un sacco di cerniere, ha cerniera qua davanti, che vabbè, qua. Poi abbiamo la classica qui sopra, adesso invece ci sono dentro mascherine e quant'altro perché d'altronde ragazzi questo è il periodo, però veramente super consigliato, è bello bello bello, cioè guardate, stupendo. Torniamo su una cosa ancora un po' più da casa e sapete che io ho la passione sfrenata delle tasse, cioè esistono più tasse in casa mia che cibo, cioè potessi vivere di tè e biscotti io vivrei di quello. E ho preso l'ennesima tazza, giustamente. L'ultima volta ho preso quella col teschio e questa volta ho preso lei, che è quella col gattino. Cioè, io adoro questo gatto. Sapete che io adoro i gatti in generale, però questa mi sembrava veramente carina, carina ed è molto grande. Cioè, molto più grande di quella col teschio. Quindi qua ci sta veramente un sacco di tè. Io bevo un sacco di tè, ma se vedete le mie tazze da tè vi spaventate. E ragazze, è bellissima, sinceramente molto carina. E anche questa mi sento di consigliarvela perché è stupenda. E si chiama Meogical, se non mi sbaglio, ed è molto molto carina. Ma passiamo a un'altra cosa. Adesso vi faccio vedere una cosa che non ho mai aperto e che è rimasta qui da quando l'ho comprata, che è un pezzo di pigiama. Vi ricordate che io avevo preso la parte sotto di un pigiama? Ecco, mi mancava la parte sopra di questo pigiama e quindi mi sono lanciata a prendere la parte sopra. Siccome non sono una super amante delle canottiere, ho deciso di prendere la versione a t-shirt. E non vedo l'ora di aprirla perché adesso la sto proprio aprendo con voi. Era l'unica cosa, anzi, sì, l'unica, diciamo, tra virgolette, perché c'è ancora una cosa che ho aperto appena arrivato il pacco, ma poi non ho più guardato.
Allora, a parte il fatto che è stramorbida, ma proprio tanto, e poi a parte che questa, tra l'altro, mi dà l'idea di essere quasi una maglietta, maglia pigiama lungo, come si chiama, tipo, non una vestina, Madonna come parlo. Vabbè, insomma, avete capito? E questa è bellissima, io adoro questo teschio. E allora, devo dire la verità, come tipo di tessuto mi intriga mica tanto, sarò sincera, non è molto bella, è tipo jersey, non lo so. Allora, sono andata a guardare l'etichetta per capire che cosa sia e c'è scritto qui dietro che al 95% è rayon. Che cos'è? E il 5% è la stanna. Però mi dà l'idea di quella per rendervi conto di quelle cose dei ciclisti, ecco sì, di quei pantaloncini da ciclisti. Pre avete presente quella stoffa lì? Ecco, uguale. E mi dà l'idea di quelle cose che puzzano. Quindi sarò sincera, pensavo fosse in cotone, non ho guardato quando l'ho comprato, sincerissima, però bellissima l'immagine, mi urta un po' il materiale, ma cioè non lo so, vi farò sapere con il tempo. Pensavo fosse di cotone come tutte le magliette che sono arrivate fino adesso e vabbè, pazienza, quindi vi farò sapere. E adesso vi faccio vedere, ragazzi, non ho saputo resistere, un paio di scarpe. Ebbene sì, era un po' che le volevo, un po' che le guardavo e mi sono convinta finalmente. E nada, quando ho visto queste scarpe me ne sono sempre, cioè mi sono innamorata, mi sono sempre piaciute. Solo che tutti mi dicevano, no, ma guarda, dai, non sono così belle, così, allora mi lasciavano sempre, vabbè, non le compro, non le compro, non le compro. E quando hanno fatto questi saldi del 30%, perché questo ho fatto quest'ordine quando c'erano i famosi saldi del 30%, e intanto lo metto di qua perché non si vede. E ho detto, vabbè, ma costavano 30 euro, ho detto no, io mi lancio, soprattutto perché ho visto la foto sul sito che indossava Psychara, io spero che si dica così, ragazzi, non lo so, perché c'è sempre un problema con le pronunce, e quando gliel'ho vista addosso ho detto no, vabbè, cioè, bellissime, cioè proprio, a parte che lei è bella a prescindere, però mi ha convinto, insomma, a comprare queste scarpe. Ma vabbè, dai, andiamo a aprirle perché sennò no, non finisco più. Abbiamo la scatola. Abbiamo la cappa e abbiamo le scarpe. Vabbè, ma così non si capisce. Adesso ve le tiro fuori. Allora, come vi avevo detto, quando era arrivato al pacco le avevo guardate e poi non le avevo più guardate. Ma ho tirato fuori la scarpa e mi sono accorto che sono difettate. Cioè, no, veramente, c'ho le addosso tutte. Qua, non so se si vede, ma qua sì, vedete che manca un pezzo, cioè è tipo rovinato, come se venisse via la pelle, e che adesso andargli a scrivere che le ho ricevute così, cioè non lo so, mi dicono bella, è passato un mese, magari sei stata te. Quindi vabbè, lasciamo perdere, vabbè, le ho pagate 30 euro, amen. Però ragazze, sono queste. Allora, sono quelle con l'alieno, Madonna, vabbè, riflette tutto questo alieno, e io le adoro, sono tipo da trainers, non lo so, non lo so. Mi piacevano un sacco e ho detto no, io mi voglio lanciare, le voglio provare e non le ho ancora provate, guardate c'è dentro ancora la carta, però ragazze a me piacevano veramente tantissimo e niente, avrei voluto prendere quelle col pentacolo ma non c'erano più nel mio numero, mannaggia, spero proprio che le rimettano in stock. E niente, io ragazze sono comunque stra in esalto per queste scarpe, adoro, cioè boh, a me piacciono un sacco, fatemi sapere se a voi piacciono o se siete del filone delle mie amiche che mi dicevano no, non comprarle che fanno schifo. Oppure se siete come me, no, oddio, adoro, che belle. Ok, scrivetemelo qui sotto. E nada, ho finito tutto, tutto quello che ho preso, e vi dico la verità, vorrei acquistare ancora tante cosine, ma perché sono arrivate un sacco di cose belle, 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 tra cui le cose della casa, che sono sempre le mie preferite. Ci sono delle ciotole, dei piatti che mi piacciono veramente tantissimo. Poi adesso hanno messo anche tutte le cose no, da estate. E mi piaceva un sacco lo zaino tipo a baretta gonfiabile, cioè adoro, proprio carino. E anche un costume molto bello che non metterò neanche mai perché non si sa neanche se si potrà andare al mare, in piscina o in quant'altro. Però era bello, mi piaceva comunque averlo a prescindere. E nada. E niente ragazzi, questo è il video di oggi, questo è tutto quello che ho preso da Killstar, io adoro, adoro, adoro come sempre, e nulla, se guardate qui sotto vi lascio un Linktree o comunque, allora Linktree è praticamente un sito che voi andate a cliccare su quel link e vi fa vedere tutti gli sconti che ho io, quindi su Pop-in-a Box, su Pandora Witch, Zabbi e anche Killstar. Ho uno sconto del 5%, sempre su tutto, ma sul primo ordine, che vi lascio qui sotto. E quindi niente, se può esservi d'aiuto andate a utilizzarlo.
E boh, niente ragazzi, io come al solito sono felicissima di questo unboxing, sono felicissima di tutto e niente, ci vediamo in un prossimo video e arriveranno altri video collaborazioni, quindi già vi chiedo scusa, ma ho veramente un sacco di video da fare di collaborazione, ma ho voluto staccare e fare un video totalmente diverso oggi. Come al solito, quando arrivo a fine video non so mai come concludere, ma concludo con dirvi che vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!